Il 25,3% della spesa farmaceutica italiana è destinato a medicinale per la cura del sistema cardiovascolare. La cardiopatia ischemica è la prima causa di morte in Italia. Basterebbero solo due dati per comprendere quanto sia necessario accendere i riflettori sulla prevenzione delle malattie a carico di cuore e vasi. La prevenzione cardiovascolare è fondamentale, soprattutto nel controllare la morbidità e la mortalità cardiovascolare. Soprattutto tenendo sotto controllo quelli che sono i principali fattori di rischio, che sono il diabete, il fumo, il colesterolo e l'inattività fisica. Ma perché il movimento costante diventa un validissimo aiuto nella prevenzione delle patologie cardiovascolari? Perché riesce proprio ad impattare su tutti quei fattori di rischio che stiamo dicendo, cioè sia sull'ipertensione, quindi riducendola, che sul colesterolo, soprattutto su quell'HDL, che su tutti quei parametri anche endocrini che favoriscono, come per esempio la noradrenalina, le adrenaline plasmatiche, che agiscono sull'infarto. Se per alcuni certe informazioni sono già note, per molti forse la novità della nuova campagna in preparazione alla giornata mondiale della prevenzione del prossimo 12 maggio sta nella quantità di esercizio da eseguire per tenere in forma il cuore, alla portata davvero di tutti. Basta semplicemente fare 150 minuti a settimana di attività fisica, distribuiti preferibilmente a giorni alterno, basterebbe fare 4 km l'ora e diciamo questi risultati sarebbero ottenuti come prescrivono le principali linee guida internazionali.